Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il consueto approfondimento dell'attività del Consiglio regionale della Toscana. Passiamo ai titoli. Scomparsa di Massimiliano Pescini, profondo cordoglio del Consiglio regionale. L'ex sindaco di San Casciano, membro dell'Assemblea legislativa, lascia un vuoto incolmabile. Distretto conciario, costituire un tavolo per la salvaguardia del settore, lo chiede la risoluzione della Commissione Sviluppo Economico, approvata in aula con 27 voti a favore e 2 contrari. Mostra la pittura poetica di Leonardo Cherubini, inaugurata la mostra Frammenti d'animo dell'artista toscano nello spazio espositivo Ciampi a Palazzo del Pegaso. Lo avete sentito insomma dai titoli, la bandiera a mezz'asta in Palazzo del Pegaso, bandiera della regione toscana listata a lutto, la prematura improvvisa scomparsa di Massimiliano Pescini, ex sindaco di San Casciano e membro dell'Assemblea legislativa, avvenuta sabato 25 maggio dopo una breve e inguaribile malattia, ha lasciato attonito il Consiglio regionale della Toscana. Con profondo cordoglio e sconcerto il Presidente e tutti i consiglieri si sono stretti alla famiglia, agli amici e anche ai tanti che lo hanno conosciuto e stimato per le grandi doti morali, per il carattere riservato, per la capacità di ascolto, ma anche per le tante battaglie portate avanti nel sociale, per la scuola, in difesa del lavoro. Il funerale si è tenuto lunedì 27 maggio nella propositura di San Casciano, Val di Pesa. Il presidente Mazzeo lo ricorda per la sua correttezza, per la sua lealtà, preparazione, per l'impegno e la vicinanza ai suoi territori che amava e rispettava tanto. Un rapporto di stima e amicizia riconosciuto da entrambe le parti politiche. Una persona positiva, sensibile e attenta ai problemi dei cittadini toscani è un grande esempio di dedizione al lavoro e di come si può e si deve interpretare l'istituzione. Dopo una breve e incurabile malattia è morto Massimiliano Pescini, per due volte sindaco di San Casciano Val di Pesa e poi consigliere regionale, avrebbe compiuto 50 anni il 1° settembre prossimo. Era ricoverato in ospedale dallo scorso 26 marzo quando gli venne diagnosticato un tumore. Originario di Mercatale, frazione di San Casciano Val di Pesa, si è laureato in lettere moderne, ha svolto un periodo di dottorato di ricerca, ha lavorato per una casa editrice come autore, redattore e revisione di dizionari e testi per la scuola. Eletto poi consigliere comunale a San Casciano nel 99, è stato capogruppo dell'Ulivo dal 2002 al 2009 e assessore per la scuola, ambiente e servizi pubblici locali. Ha ricoperto la carica di coordinatore della conferenza dei sindaci del Chianti Fiorentino e Senese dal 2010 al 2013, occupandosi di turismo e UNESCO, e responsabile ANCI Toscana per catasto e fiscalità locale. Dal 2009 al 2019 è stato sindaco del comune di San Casciano e consigliere della città metropolitana. Membro della segreteria della PD della Toscana dal novembre 2018, nel settembre 2020 è stato eletto consigliere regionale e vicepresidente del gruppo PD. Da sindaco si ricordano le sue battaglie per la sicurezza sulla superstrada Siena-Firenze, più volte sceso in strada a manifestare il suo impegno per il sociale ma anche a fianco dei lavoratori del cementificio Sacci durante il loro tentativo di difendere il posto di lavoro. Incredula e sotto shock la cittadinanza di San Casciano in lutto, lo ricorda con affetto e ammirazione. Parole di cordoglio da parte del presidente della regione Giani, del presidente del consiglio regionale Mazzeo, della città metropolitana Nardella, dal sindaco di San Casciano Roberto Ciappi, al quale fanno seguito tantissimi primi cittadini e politici locali e nazionali, oltre ai consiglieri dell'Assemblea Toscana. Bandiere a mezz'asta in Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, e in Palazzo Medici Riccardi, sede della città metropolitana, e bandiere della Regione Toscana listate a lutto. L'Aula del Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio ha approvato a larga maggioranza la risoluzione delle criticità del settore conciario con particolare riferimento al distretto di Santa Croce sull'Arno e Ponte ad Egola. L'atto presentato alla Commissione Sviluppo Economico e Rurale ha ricevuto i 27 voti favorevoli. La risoluzione fa seguito all'audizione delle associazioni dei rappresentanti datoriali e dei lavoratori del distretto conciario di Santa Croce e Ponte a Egola, che si è tenuta inizio maggio in commissione. In quell'occasione sono state presentate alcune
proposte per mitigare le criticità del settore, chiedendo il supporto della Regione, delle associazioni di categoria, delle imprese, delle organizzazioni sindacali e delle Camere di Commercio. L'atto impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo affinché vengano attivati strumenti e misure in modo di sostenere l'intera filiera e l'impegno affinché si costituisca un tavolo regionale sulla crisi del settore moda che coinvolga tutti i settori e tutti i distretti interessati. Il Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che chiede due cose: la costituzione a livello regionale di un tavolo sulla crisi del settore moda, che nel frattempo il Presidente Gianni ha già attivato con prontezza e solerzia, e chiede anche al Governo ovviamente di intervenire, perché fra le misure che noi abbiamo individuato, alla luce anche dell'audizione che abbiamo svolto il 2 maggio scorso alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali di quel territorio, ecco, sono state avanzate delle proposte che sono di competenza del Governo. Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende, essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale, a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive. Quindi ci stanno competenze della Regione, ma ci stanno anche competenze del Governo. Un periodo difficile per la crisi del lusso, un periodo difficile per l'export che ha avuto un calo di più del 20% dovuto a una crisi del lusso in generale, dovuto anche a una crisi energetica, alle guerre che si stanno succedendo in Medio Oriente, in Europa, e quindi questo ha portato anche a una denuncia da parte di quel settore, un settore importantissimo per la nostra regione che ha tantissime aziende e contoterzisti che lavorano all'interno di quel distretto. Il tavolo moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della Giunta regionale, ma anche all'attenzione del Governo centrale, perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari, anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà, un momento che sembra potersi riprendere nella prima parte del 2025. Però è questo il momento in cui la politica, le istituzioni tutte, senza distinzione di colore, di appartenenza politica, devono stare a fianco di tantissimi imprenditori, di tantissime aziende, industrie, di tutti quei lavoratori che in questo momento vertono in un periodo di crisi. L'imprenditoria sana deve essere sostenuta, deve essere tutelata, e così tutti i lavoratori che sono incolpevoli di ciò che sta avvenendo in Toscana, ma anche della crisi finanziaria. Però, riprendendo un'affermazione che è stata fatta in Consiglio, c'è una cosa che va detta. Sì, le fette di mercato che si perdono poi possono rappresentare un danno economico, ma le fette di mercato di questi mercati così volubili si perdono e si recuperano. Le fette di ambiente, di territorio e di salute delle persone che ancora oggi, poche settimane fa, sono venute a conoscenza dell'esistenza di altri siti in cui è stato sversato il CEU, e che non sapranno chi li rimborserà, se ci saranno dei finanziamenti per loro, se lo dovrà fare il comune o i privati. Ecco, tutte queste persone, tutto questo settore non c'è adesso chi esprime una mozione per loro o chi cerca di ripagarli, perché siamo passati da una politica, da istituzioni che danno una mano a regolare le economie del territorio e le economie delle aziende, a delle economie che in questo momento stanno dicendo alla politica di cosa fare. Quello che altrove è un rifiuto speciale da dover smaltire, cioè il pellame di un animale che viene macellato nel ciclo alimentare, è quello che altrove diventa un rifiuto speciale da dover smaltire quando passa da Santa Croce o da Punta Egola, il nostro distretto conciliare, diventa invece un bene di lusso pregiato che va nelle boutique di tutto il mondo come un prodotto bello. Quindi questo è appunto il genio italiano, il genio toscano, che ha la capacità di vincere nel mondo. Il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere
supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta. Questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziaria, che hanno giustamente colpito quel distretto, che ci auguriamo che portino delle sentenze nel minor tempo possibile, condannando i colpevoli nel modo più intransigente e più severo possibile, ma sono due vicende differenti. Non si può colpevolizzare tutti, per non colpevolizzare tutti bisogna essere intransigenti e severi nella maniera più ferma possibile nei confronti di coloro che hanno sbagliato, e nel frattempo, questo qui chiaramente è un compito che spetta alla magistratura, non certo alla politica, non certo al Consiglio regionale, che invece anche nel settore calzaturiero, nel settore conciario di Santa Croce di Ponta Egola, deve avere comunque un approccio di intervento a sostegno delle tante imprese che appunto rappresentano una fetta importante della nostra economia regionale. Proseguono le mostre in Palazzo del Pegaso che ci fanno conoscere alcuni artisti toscani di livello assoluto. Nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi si è aperta con successo la mostra di Leonardo Cherubini Frammenti d'Animo a cura di Maria Giovanna Cutini. Leonardo Cherubini è nato a San Giovanni Valdarno il 17 luglio del 1963, vive a Reggello dove svolge l'attività di pittore e architetto. Ha partecipato a varie mostre e rassegne di pitture in varie sedi, in vari eventi organizzati da comuni, associazioni culturali, ma anche in spazi dedicati all'arte, in sintonia con il principio che l'arte deve uscire allo scoperto e deve diventare fruibile da tutti. La mostra sarà visitabile fino all'8 giugno prossimo, fino all'8 giugno 2024, e come di consueto l'ingresso è libero e gratuito. Qui siamo proprio al centro, no, dell'arte, davanti abbiamo Palazzo Medici Riccardi, di là abbiamo il Duomo, cioè qui siamo al top. E la sensazione è bellissima, anche perché gli spazi sono veramente adatti a questa esposizione. Abbiamo cercato di mettere insieme i due periodi che sostanzialmente contraddistinguono la mia attività, cioè il periodo più figurativo che risale a qualche anno fa e il periodo invece più materico in cui poi la realtà si va a disperdere quasi in una serie di colori, forme piuttosto che materie. Però abbiamo voluto fare un qualcosa di in qualche maniera integrato, cioè non una sala tutto figurativo, non una sala tutto materico, ma in modo da dare anche a chi viene poi a visitare, a vedere, un qualcosa che non stanca, che non è ripetitivo. E mi sembra che comunque ci siamo riusciti e che il risultato sia di grande soddisfazione. Leonardo Cherubini è un artista toscano, nasce a San Giovanni Valdarno ma vive a Reggello con la moglie e due figli, dove convive appunto con la sua bottega d'arte. Leonardo Cherubini non ha una formazione prettamente artistica, in quanto si iscrive al liceo linguistico e è laureato dal 92 presso l'Università degli Studi di Firenze in architettura, quindi dove svolge la professione di architetto, ma da una vita si occupa di arte. Da oltre 20 anni si occupa di pittura, l'arte è il suo grande amore, amore che gli viene trasmesso dalla zia materna fiorentina che lo accompagna nei colori, nelle luci, nelle forme, e quindi questo amore per la pittura più che l'architettura, mi dice Leonardo, in quanto per quanto riguarda l'architettura, nell'architettura è legato a degli schemi, a delle regole, a dei vincoli, con la pittura è libero, la libertà, il tempo, la dimensione temporale, in quanto mi dice appunto Leonardo che ogni quadro poi è oggetto di rifacimento, parla di prassi di rifacimento, un quadro non è mai un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Chi è Leonardo Cherubini? Leonardo Cherubini non è un artista né figurativo né astratto, io le ho ritenuto, diciamo, un artista talvolta diventa informale, talvolta diventa materico, tanto che, diciamo, la sua arte può essere suddivisa in tre fasi particolari: la realtà, i frammenti e la materia. Leonardo Cherubini è figlio della terra del Valdarno, della terra di San Giovanni, quella terra che ha dato i natali a Masaccio, e dietro
il suo lavoro c'è indubbiamente uno studio che porta poi a giustificare il titolo della stessa mostra, Frammenti d'animo. Ecco, che cosa notiamo in Leonardo Cherubini? Uno studio che riprende naturalmente dalla sua professione di architetto, dove nello sfondo vediamo sicuramente apparire degli elementi architettonici, ma poi arriviamo alla scomposizione della figura che diventa enigmatica, diventa particolarmente suggestiva, e quindi questo cattura, ecco, il nostro pensiero, ci invita a una riflessione, a una condivisione delle sensazioni e dei pensieri dell'artista. Con questo vi abbiamo riassunto in piccola parte quella che è stata l'attività del Consiglio regionale della Toscana. Grazie ancora una volta per aver seguito il nostro approfondimento. Arrivederci.